5 rimedi naturali per far diminuire il colesterolo. Elevati livelli di colesterolo nel sangue fanno aumentare in modo considerevole il rischio di soffrire di malattie cardiovascolari. Questa situazione diventa più grave se si è in sovrappeso, se si hanno cattive abitudini, come fumo o alcol, se non si segue una dieta equilibrata o se si è geneticamente predisposti a soffrire di malattie cardiovascolari. In questo articolo vi faremo conoscere 5 rimedi naturali per ridurre i livelli di colesterolo senza dover prendere alcun farmaco. Scagliola. La scagliola per uso umano, non quella che si dà da mangiare agli uccellini, per intenderci, è un alimento medicinale divenuto molto popolare negli ultimi anni grazie alle sue incredibili proprietà che permettono di combattere i livelli alti di tensione arteriosa e grasso nel sangue, così come le infiammazioni. Si tratta anche di un rigeneratore delle funzioni del fegato e del pancreas. Tuttavia, in questo caso, parliamo della sua capacità di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue grazie al suo contenuto di enzima lipasi. Consiglio per assumerla: latte di scagliola. Dovremo lasciare i semi di scagliola a mollo per tutta la notte. Il giorno dopo li frulleremo con acqua. Infine, berremo un bicchiere di latte di scagliola a digiuno e un altro prima di andare a dormire. Carote. La carota è un ortaggio molto benefico per combattere il colesterolo in eccesso, per due motivi. Da un lato è ricca di beta-caroteni che stimolano la produzione di vitamina A, un antiossidante che migliora la sintesi del colesterolo buono o HDL che riduce il colesterolo cattivo o LDL. Dall'altro contiene molta fibra, che è imprescindibile in una dieta che aiuti a mantenere sotto controllo il colesterolo. Questa fibra trascina il colesterolo e ne facilita l'eliminazione attraverso l'intestino. Consiglio per assumerle: insalata di carote. Prepariamo ogni giorno un'insalata con 2 carote biologiche crude grattugiate. Possiamo aggiungere altre verdure e condire con olio d'oliva e limone o aceto di mele. Evitiamo di esagerare con il sale. Avena. L'avena è un cereale eccellente per la salute, sempre che non si soffra di intolleranza al glutine. La sua principale caratteristica è che ha un alto contenuto di fibra solubile che riduce il colesterolo LDL, esattamente come fa la carota. Non dobbiamo lasciarci ingannare da prodotti quali biscotti o paste che contengono avena, ma che includono anche importanti quantità di zuccheri, farina di grano e grassi trans, che fanno aumentare il colesterolo. Consiglio per assumerla: colazione nutriente. L'avena cotta o cruda, se ben digerita, è ideale a colazione, unita a yogurt o bevande vegetali, frutta fresca, frutta secca e semi. Aglio. L'aglio è un alimento medicinale che viene usato sin dall'antichità per curare diverse malattie. In questo caso non solo riduce i livelli elevati di colesterolo, ma anche quelli dei trigliceridi, di solito relazionati. Consiglio per assumerlo, crudo e a digiuno. Il problema dell'aglio è che di solito non viene digerito bene e causa alito cattivo, cosa che influisce pesantemente sulle nostre relazioni sociali. Se questi fattori ci preoccupano molto, possiamo procurarci capsule di aglio. In caso contrario, consigliamo di mangiare uno spicchio d'aglio a digiuno. Un modo gradevole di assumerlo è quello di passarlo su un po' di pane tostato integrato condito con un po' di olio d'oliva. Chi se la sente, può anche mettere in pratica la cura tibetana dell'aglio. Zenzero.
Questa radice esotica, aromatica e piccante, possiede numerose proprietà per la salute, quindi dovremmo sempre tenerla a portata di mano in cucina. I suoi antiossidanti riducono il colesterolo ed evitano le ostruzioni delle arterie. Lo zenzero evita che si formino coaguli di sangue e facilita la circolazione generale dell'organismo. Consiglio per assumerlo: succo di zenzero. Possiamo assumere lo zenzero crudo, grattugiato nelle insalate, negli infusi o in polvere come spezia. L'opzione che proponiamo, affinché questo ingrediente risulti più benefico, consiste nell'assumere ogni giorno un frullato di zenzero fresco unito ad altri frutti o a verdure. Un'eccellente combinazione è quella con mela, carota e zenzero, ma si può anche optare per arancia, ananas, papaya, menta fresca, banana, pera, frutti rossi, eccetera. È importante sottolineare che se state assumendo farmaci per il colesterolo o per qualsiasi altra malattia, bisogna consultare il medico di fiducia prima di realizzare qualsiasi trattamento naturale come, ad esempio, la cura tibetana dell'aglio.